Ci siamo ragazzi, questa volta lo possiamo dire ufficialmente, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan. È appena arrivato il comunicato ufficiale dell'AC Milan in cui dice che l'ex allenatore della Samp siederà sulla panchina rossonera. Ovviamente ragazzi non è una novità, la sapevamo già questa cosa qua, è più di un mese che si parla ormai di Giampaolo al Milan, c'era un po' di concorrenza dei vari Di Francesco che non avrei voluto assolutamente al Milan, c'era anche la concorrenza di De Zerbi che era proprio una scommessa perché era forse il suo primo anno fatto in Serie A a grandissimi livelli con un bellissimo Sassuolo, ma era veramente una scatola chiusa, mentre invece Giampaolo è comunque un allenatore che la sua esperienza in Serie A ce l'ha. Quindi, prima di cominciare ad andare a guardare bene come è andata la trattativa, il mio pensiero su Giampaolo, e poi ovviamente voglio sapere il vostro sotto con un commento, lasciate un like di sostegno almeno per il nuovo allenatore, perché io penso che il sostegno all'inizio bisogna darlo a tutti. Poi ovviamente ci sono delle preferenze e ognuno può dire sì, questa cosa qua l'avrei preferita, avrei preferito quella, avrei preferito questo, questo non mi piace, però ovviamente non facciamo come le capre che stanno lì già a giudicare prima ancora che un allenatore sbagli, come abbiamo dato fiducia a Montella, come abbiamo dato fiducia a Gattuso, daremo fiducia anche a Giampaolo perché ripeto, non è l'ultimo arrivato, quindi lascia il like per Giampaolo, voglio vedere tantissimi like proprio per il nostro nuovo mister. Giampaolo firmerà un contratto di 2 anni con un'opzione per il terzo anno a 2 milioni di euro a stagione, quindi un contratto con tanta fiducia per lui, comunque 2 anni sono tanti, 2 milioni di euro comunque sono un salto buono per Giampaolo come contratto, e in più avrà la possibilità comunque di restare con noi tanto tempo, perché l'opzione di rinnovo ovviamente dipenderà tutto quanto dalla Champions, perché ragazzi lo sappiamo, Giampaolo sarà costretto e obbligato ad andare in Champions, non possiamo più sentire le cantilene dell'anno scorso, se non andiamo in Champions non sarà un disastro, abbiamo visto tutti i danni che ha provocato in questo momento non arrivare in Champions e stiamo ancora pagando tantissime cose e probabilmente tra poco arriverà anche l'esclusione dall'Europa League proprio perché non abbiamo l'introito della Champions, che io ve l'avevo sempre detta è una cosa fondamentale. In questo momento ancora la squadra non è stata smantellata e speriamo comunque che rimanga così. Giampaolo è un allenatore molto tattico, è un allenatore molto moderno, un allenatore che guarda tantissimo i video, fa vedere tantissimi video ai calciatori delle squadre avversarie, addirittura questa tecnica nuova dei droni in cui in allenamento usa i droni per cercare di andare a far vedere tutto quanto il campo di allenamento dei droni, è comunque un allenatore sicuramente che cerca di restare al passo, di essere moderno. Ripeto, non era il mio preferito lo sapevate già tutti quanti, era Sarri. Non è quell'allenatore che ti fa fare il salto di qualità solo con il nome, cosa che ha fatto comunque l'Inter con Antonio Conte. Però ragazzi, bisogna essere sempre realisti e dire abbiamo speso 2 milioni di euro all'anno per un progetto che sta iniziando in quest'anno. Sicuramente Antonio Conte ne va a prendere tipo 12 all'Inter e non sta lì per fare un progetto così giusto campato in aria. Antonio Conte va lì per diventare l'anti-Juve, quindi bisogna anche essere onesti in questo. E se la società non è riuscita a prendere Conte, che è andato all'Inter, che in questo momento ragazzi è sopra noi, Sarri che è andato alla Juve perché la Juventus ovviamente non la puoi rifiutare, in questo momento io direi di non fare tanto di schizzinosi, prenderci Giampaolo, dargli fiducia. Io sono convinto che comunque è un allenatore che potrebbe fare bene. Dobbiamo vedere comunque lui come reagisce all'impatto dell'ambiente, perché l'ambiente del Milan non è facile. Gattuso ovviamente era sempre ben voluto da tutti ragazzi, Gattuso proprio nel finale è stato contestato un po' da tutti, ma dopo se ne è uscito anche da grande signore senza chiedere la liquidazione e tutte cose qua, perché Gattuso è un allenatore comunque che veniva prima l'uomo, veniva prima la leggenda del Milan e poi veniva giudicato l'allenatore, cosa che io anch'io prima di criticare Gattuso ragazzi ne è passata, ma le idee di Gattuso da allenatore, devo essere sincero, a parte il primo anno che ha preso una squadra e l'ha traghettata all'Europa League, quindi salvando un po' la stagione, eravamo riusciti anche ad arrivare a buoni livelli eliminando magari l'Inter nel derby di Coppa Italia con il famoso gol di Cutrone, diciamo ce le ha tolte le soddisfazioni e quest'anno eravamo partiti tutti quanti carichi. Però alla fine i limiti di Gattuso ci sono, si sono visti, e il Milan ha sempre, quasi sempre giocato male, quando veniva scambiato per bel gioco erano dei passaggi, dei retropassaggi difensivi noiosissimi che praticamente non servono a nulla. E quindi diciamo sicuramente
sotto forma dell'organizzazione, sotto forma del gioco, il Milan migliorerà. Io spero che a Giampaolo diano comunque una squadra valida, che già quella che avevamo l'anno scorso era valida, soltanto bisogna migliorare la rosa. Acquisti come Krunic secondo me sono perfetti proprio per migliorare la rosa. Io sono fiducioso, se il Milan resta con questa formazione, andiamo a prendere due o tre pedine con Giampaolo, possiamo arrivare quarti, e ve lo dico adesso. Poi ovviamente ragazzi, se ci dovessero essere degli errori di Giampaolo, li andrò a criticare. Una volta ragazzi che ho criticato uno dei miei idoli da piccolo, che è Gennaro Gattuso, come allenatore, vuol dire che posso criticare chiunque. Quindi piena fiducia alla società, piena fiducia a Giampaolo, ma potrebbero essere criticati da un momento all'altro. Non mi chiamate poi incoerente quando dirò Giampaolo ha sbagliato questo, Giampaolo ha sbagliato quello, perché io gli sto dando fiducia. Criticherò quello che vedrò, cosa che dovrebbe fare ogni tifoso del Milan intelligente. Io so che ce ne sono tanti che mi seguono, so che ce ne sono tanti altri che in questo momento staranno deridendo Giampaolo, ma la brutta figura la stanno facendo loro, e spero che Giampaolo gliela faccia fare anche sul campo. In questo momento piena fiducia a Giampaolo. Ripeto, non è il mio preferito, non voglio essere ipocrita, però mi voglio fidare di lui e voglio dargli il massimo supporto su questo canale, almeno finché non verrò degli errori clamorosi. Speriamo bene per la sentenza UEFA, ci vediamo domani con un nuovo video, sempre Forza Milan, bella, benvenuto Marco.